appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi sono qui davanti a questi esemplari di Agapanthus con la mia collega Licia. Licia stava sistemando un po' queste piante, pulendo le parti un po' rovinate, perché curare le piante cosa vuol dire? Mantenerle sempre pulite, quindi togliere le parti secche, marce, per evitare il formarsi e la proliferazione di batteri e di germi. Ma vuol dire mantenerle anche in salute, vedere se c'è qualcosa che non va, aggiungere del concime, insomma, curarle come se fossero i nostri figli, le nostre piante vanno curate. La pianta di Agapanthus è una rizomosa, che vuol dire che al di sotto del terreno ci sono dei rizomi, che quindi si sviluppano nel terreno sottostantemente, al di sotto del terreno. Noi non li vediamo, ma ci sono, si sviluppano, crescono, si espandono. Sono dei rizomi che poi nei momenti favorevoli, quindi in primavera, tirano fuori su dal terreno queste splendide foglie. Queste foglie al cui centro si dipartono queste spighe di infiorescenza, che all'inizio dell'estate producono questi fiori bellissimi, soltanto in due colorazioni, il bianco e il glicine. Queste infiorescenze hanno una durata molto lunga, poiché ogni bocciolo spunta giorno per giorno, si apre, sboccia e poi appassisce, lasciando lo spazio al nuovo bocciolo. È un fiore che viene utilizzato nei matrimoni, nelle composizioni floreali in genere, per donare allegria o per esprimere affetto per il proprio caro. È una pianta molto resistente che deve stare all'esterno, in grandi spazi, poiché in vasi piccoli sarebbe troppo costipata, non si svilupperebbe bene. Invece in grandi vasi, in bordura, in piena terra, nelle aiuole, si espande, si moltiplica e si ingrandisce di molto, raggiungendo anche grandi macchie in cui lei poi si cresce, ma soprattutto si esprime nella sua bellezza come? Attraverso queste bellissime infiorescenze. In questo momento sono ancora in fase di sviluppo, quindi non possiamo ammirare con esattezza la loro bellezza, però si formano queste palle grandi di fiori che davvero sono belle, sono al pari della grandezza del fiore di un'ortensia. È una pianta molto resistente e, che ha bisogno di due cose fondamentali, se non tre: lo spazio per svilupparsi e un buon concime per crescere, moltiplicarsi e fiorire. Io la consiglio soprattutto per quelle bordure in cui si vuole alternare dalla primavera fino a fine estate il fiore, affinché lei comunque possa, dopo aver lasciato precedenza alle piante primaverili, possa prendere posto ed esplodere in tutta la sua bellezza.